Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Sono 3 settimane che non vi portavo video su questo canale. Scusatemi, ma tra scuola, ragazza, amici, l'altro canale in cui sono quasi a 100.000 iscritti, che è un traguardo veramente enorme, sto facendo molta fatica a tenere anche un buon ritmo di video su questo canale. In ogni caso, qualche giorno fa un'azienda mi ha contattato e mi ha detto: "Hey Edoardo, vorremmo inviarti un po' di prodotti". E con un po' di prodotti, sinceramente, io credevo loro intendessero 2, massimo 3 prodotti di tipo tecnologico e anche di abbigliamento. Ti andrebbe di farci un video sul canale? Mi sembrava una cosa abbastanza interessante, quindi ho accettato questa loro proposta. E 2 giorni fa mi sono arrivati 2 pacchi dalla dimensione di un tier l'uno praticamente, e mi hanno inviato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 prodotti. Cosa abbastanza, tra l'altro, interessante: la metà di questi sono vestiti, quindi andremo a vedere oggi dei vestiti e dei prodotti tecnologici comunque abbastanza interessanti. Partiamo dunque con il primo vestito, che sono un paio di pantaloni beige che adesso andrò a aprire per la prima volta insieme a voi. Mi sento molto fashion blogger, sinceramente, a fare questo video. In ogni caso, ragazzi, non sono stato assolutamente pagato da nessuno per farlo, ve lo posso giurare. Ed eccoli qua, pantaloni di qualità, devo dire, sinceramente, non ve lo dico perché me li hanno inviati o cagate varie. Sono dei bei pantaloni beige, sperando che mi vadano bene. Sì, sono perfetti. E il primo paio di pantaloni dunque sono appunto dei pantaloni beige di tipo maschile, direi, con delle belle tascone. Utili, li utilizzerò. Passiamo adesso al secondo vestito. Secondo vestito, che è qualcosa di nero. Non ho veramente la minima idea di che cosa sia. Non capisco se sono pantaloni o no. Ah sì, sono pantaloni, questa qui è una tasca, quindi deduco proprio che siano dei pantaloni. Andiamo ad aprire anche questi, buttiamo via la nostra busta che non ci serve. E pantaloni dello stesso identico tipo di quelli di prima praticamente, ma questa volta neri. Un altro paio di pantaloni, sì, pantaloni che però non sono uguali a quelli di prima, sto facendo troppo casino. Questa volta sono dei pantaloni della tuta, esattamente, pantaloni della tuta, grigi, tasche laterali. Abbastanza carini, molto carini, direi abbastanza leggeri più che altro. Oddio, profumano, sono strabuoni. Ciao! Abbiamo ancora 3 capi di abbigliamento e poi si passerà al lato tecnologia, che è il lato un po' più interessante, quello che mi interessa sinceramente molto di più. Un altro paio di pantaloni, credevo che quello di prima fosse l'ultimo. Questo qui è un altro paio di pantaloni ancora, identici a quelli di prima, solamente che questi sono neri e hanno il bordo grigio come nulla, perché quelli di prima erano diversi. Anche questi qui abbastanza leggeri, molto carini, li utilizzerò al 101%. Passiamo a 2 capi di abbigliamento che mi sembrano femminili. Ok, allora, come prima cosa questo maglione femminile, sì, cioè questo è da femmina sicuro, quindi mi sa che lo darò tipo a mia mamma. È anche abbastanza piccolino, quindi credo che proprio vada bene a mia mamma, con anche il cappuccio, tessuto abbastanza carino. Ma più che altro, cosa che non capisco, infatti prima ho fatto una faccia un po' strana, dentro la scatola c'era anche sto coso, è tipo una calza? Vabbè, grazie, grazie. Ed infine, per completare e finire il lato fashion blogging, ultima felpa, anche questa qua abbastanza leggera. Questa qui è sia da maschio che da femmina, direi che è proprio unisex, grigia, come potete vedere, con le 2 scritte nere, molto carina anche questa. Probabilmente la utilizzerò, se non mi piace, se non... più che altro è leggera, questo è il problema. E adesso si passa al lato che a me interessa un po' di più. Iniziamo da questa scatoletta che io non ho... Osti, ho tirato una botta al microfono. Dicevo, iniziamo da questa scatoletta che io non sapevo che cosa ci fosse all'interno fino a un attimo fa. C'è questo coso che non so se si vede bene, è comunque un termometro, credo. Ci sono scritti i gradi centigradi, c'è scritta una percentuale che credo proprio sia la percentuale di umidità o qualcosa del genere, non lo so. Poi, questo qui è un prodotto che, raga, lo volevo comprare, ve lo giuro su Dio. Sono le lenti dell'iPhone, quelle per fare le foto tipo col fisheye e le foto quelle belle. Ok, è proprio un vero e proprio kit, quindi qui c'è un obiettivo, è un... fisheye lens 180 centimetri? Seriamente? No, vabbè, raga, funziona davvero. Cioè, guardate che roba, quella lì è la mia macchina fotografica con cui sto registrando. Qui c'è il mio computer, qui altri prodotti che vedremo tra un attimo. Qui davanti a me c'è il microfono.
Che figata! Poi dentro la confezione c'è anche quest'altra lente. Ah, c'è anche il coprilente. No, vabbè, ma che figata. Questa lente qua invece è wide, sempre wide, non fisheye. Ah, e poi nella confezione mi viene anche fornito il tappino per poter chiudere quest'ultima lente che vi ho mostrato prima. Poi passiamo al prodotto che sicuramente avrete visto in precedenza quando vi mostravo un attimo ciò che vedevo dalla mia prospettiva. Un faretto per video. Credo che questo qui sia qualcosa che utilizzerò quasi sicuramente per i miei video sul canale. Quindi diamogli immediatamente un'occhiata. Che fico! Allora, questo faretto, come possiamo vedere, qui c'è l'on slash off. Qui si mettono le batterie, deduco proprio. Non so se lo vedevate. In ogni caso, questo qui è appunto il faretto. Abbiamo tre tipi diversi di filtri, come potete vedere. Questi qui servono per, diciamo, cambiare il colore della luce. Qui si può anche regolare l'intensità della luce. E sono quanti LED? 160 LED, ragazzi. Questo qui fa veramente paura, figo. Ovviamente c'è l'attacco sia per la macchina fotografica che per il treppiedi, quindi figo, questo qua davvero lo utilizzerò 1000% per i video. Penultimo prodotto si chiama GoPro Pole, ma non vorrei dirvi una stupidaggine, ed è praticamente un accessorio, se riesco ad aprirlo, sopra il quale si attacca la propria GoPro e questo qui dovrebbe galleggiare. Vi permette ovviamente di tenerlo in questo modo, in modo tale da farvi delle riprese veramente fighissime. E appunto, se registrate quando andate al mare, dovesse la GoPro cadervi in mare, almeno lo potete ritrovare, il GoPro Pole, insieme appunto alla vostra videocamera. Ultimo prodotto anche questo abbastanza interessante per videocamere GoPro. Prima di tutto una molla, tipo, è durissima, ragazzi, ve lo giuro. Aia. Questa qui serve per poterla attaccare su qualsiasi tipo superficie. Sto dicendo tipo 8 volte in ogni frase. Come potete vedere, in questo momento non mi sto pinzando le dita perché sennò sarei già morto da quanto è potente questa cosa. Ci si attacca qui sopra l'adesivo, un qualsiasi supporto della GoPro, insieme anche a questo, che può essere ovviamente adattato. Qui ci si attacca la GoPro e vi permette di utilizzarlo come tipo GorillaPod. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. La registrazione è durata un sacco, quindi non so quanto durerà questo video. Comunque spero siate arrivati fino qui. In tal caso seguitemi su Instagram e commentate la mia ultima foto con hashtag sono l'ultimo. Sì, senza l'apostrofo, perché sennò l'hashtag non ve lo prende, quindi... Io ragazzi, appunto, spero che questo video vi sia piaciuto. Da caso vi do lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, lasciatemi un commentino qui sotto su qualsiasi cosa. Commentatemi appunto con l'hashtag la mia ultima foto su Instagram. Il mio profilo è Eddianno. Se volete andare a vedere dove ho acquistato tutte queste cose, dove dal sito da cui mi sono state mandate, trovate il link qui sotto nella descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale e... adios!